Settimana a tutti voi cari amici di Filo Diretto, in apertura come sempre il nostro numero di telefono 0131 23 10 92. Spero abbiate trascorso un buon fine settimana, magari dimenticando un po' quello che ci aspetta da qui in avanti con queste truci notizie che ci arrivano dappertutto riguardo alle bollette, al caro vita e a come la nostra vita e le nostre vite stanno cambiando, no? Ce ne accorgiamo anche quando andiamo al supermercato, con dei prezzi che sono veramente altissimi, soprattutto di frutta e verdura. E quindi sicuramente ci sarà un cambiamento nelle nostre vite. Intanto prendiamo la prima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno a lei. Buongiorno, prego. Allora, sabato mattina hanno pagato le pensioni Sì. alle poste, ma si rendono conto questi politici cosa a 18 euro di aumento su una pensione? Ma si rendono conto quello che fanno? Ma non hanno vergogna. Cioè, Il nostro mi scusi, ha avuto amato presidente, ma perché non li manda a casa tutti? 18 una euro. 18 euro di aumento nella pensione ha avuto? Sì, euro più o meno siamo attorno ai 20 euro, forse qualche euro in meno o qualche euro in più, però si aggira su quella cifra lì. Ma il nostro presidente, ma, non ave, ma è possibile che non gli dica niente nessuno? Questi politici non hanno vergogna, con la luce e il gas, tutto quanto. Lei è speculatore, sono, non colpa, dà tutta la colpa alla guerra. Ma quale guerra? La guerra in Russia a 30.000 km di distanza. Ma allora, ma non hanno vergogna questi politici? Grazie, Grazie a lei, buongiorno. grazie, grazie, buongiorno. Non credo sia un discorso così semplice, perché comunque noi paghiamo le conseguenze di questa guerra, questo deve essere chiaro a tutti, non è il fatto che la Russia non è così distante da noi e comunque sia ci siamo resi conto quante materie prime noi acquistiamo da quei paesi, a partire dal grano, dall'Ucraina. Sicuramente non eravamo a conoscenza di tutto questo, no? Perché quando tutto va bene viviamo sempre un po' a pelo dell'acqua e mai andiamo in profondità. Il fatto è che sicuramente l'Italia non doveva dipendere così tanto da tutti i paesi dai quali prende quello che serve per il fabbisogno. Questo è sicuramente qualcosa che doveva essere preso in considerazione. Io non so se noi vedremo la fine di questa guerra, probabilmente la vedranno le nuove generazioni, perché non penso che sia da una parte che dall'altra ci sia uno stop. Putin sempre più solo, lontano anche da Cina e India che stanno prendendo le loro distanze, comunque vuole continuare perché non può fermarsi. E la stessa cosa Zelensky, certamente non può fermarsi ora e tutto questo determinerà un cambiamento peggiorativo anche per noi. Questo dobbiamo tenerlo presente. Sul fatto delle pensioni ne parliamo dopo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Roberto da Alessandria. Buongiorno, signor Roberto. Io ho sempre contestato Draghi, si ricordi? Sì. Glielo ho sempre contestato. Ma Draghi non ha mai fatto niente per l'Italia. Noi abbiamo solo sempre pagato. L'Europa, ognuno fa i cazzi suoi. E noi Per paghiamo. favore, le parolacce però no, siamo in una fascia protetta, ve lo chiedo per favore. Non siamo Grazie, al bar, scusi. siamo in televisione, mi scusi. Scusi, scusi. Prego, prego. Però l'Europa fa tutto, la Germania fa quello che vuole, la Francia fa quello che vuole e noi paghiamo. La differenza è solo quella. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Io lo sapete, non sono mai particolarmente tranchant, io non credo che le colpe siano sempre da addebitare ad altri, dobbiamo anche noi prenderci le nostre responsabilità. Non dobbiamo sempre dare la colpa a quello, dare la colpa a quell'altro e pretendere e avere solamente dei diritti, dobbiamo anche noi avere dei doveri. Ora, nella fattispecie è difficile ovviamente riuscire a dare colpe e responsabilità.
Però insomma, io credo che per tante cose dobbiamo anche farci noi delle autocritiche, no? Ora faccio un inciso che non c'entra assolutamente niente. Venerdì per caso ero affacciata alla finestra e ho visto una signora, più o meno una settantina d'anni, mentre stava salendo in macchina dove c'era il marito, è arrivato il postino e le ha dato delle lettere, presumo. E questa signora era in piedi fuori dalla macchina, ha preso insomma queste lettere, c'era della carta, l'ha buttata per terra. Poi è salita in macchina, sono rimasti fermi un paio di minuti, io già stavo commentando il fatto che questa donna settantenne avesse fatto cadere la carta per terra. Dopo un minuto apre la portiera e butta per terra altra carta, chiude la portiera e vanno avanti. Ecco, poi ci lamentiamo che le città sono sporche. Cioè, facciamoci anche noi un po' un'autocritica. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Fabio D'Alessandria. Buongiorno, prego. Al vostro discorso, che comunque tutto dipende anche da noi, no? Dagli esempi, da tutto, dalla signora che butta la carta per terra, dall'altro che cerca di rubare al vicino, l'altro che cerca... diciamo che lo Stato italiano, cioè i governi italiani succeduti negli ultimi 20 anni, rispecchiano totalmente il popolo. Cioè, ragazzi, continuiamo a cambiare, da poco dopo non si votava, ma la gente crede che cambiando il governo cambi tutto. Purtroppo non è così, perché come abbiamo parlato prima, avete parlato di Draghi, qualcuno si è lamentato di Draghi. Draghi è stato mandato qui, messo lì apposta, perché l'Italia, già prima del Covid, era in debito pubblico il più alto d'Europa. Ora, dopo il Covid, la pandemia, infatti si lamentavano che non arrivavano gli aiuti, come in Germania, come in Francia, come in Olanda, e lì purtroppo hanno tanti soldi, lo Stato funziona, hanno poco debito pubblico, sicuramente meno che da noi, e tutto è causato da quel problema lì. Ora l'Italia non ha più soldi, non ha più soldi perché anche l'Europa ha detto che noi diamo la colpa all'Europa, all'Europa, ma l'Europa ha detto poche settimane fa che ogni Stato deve risolvere la strada da sola, la questione del caro bollette, caro bollette, caro vita. Mi attacco a questo discorso qui, volevo essere breve. Stamattina sentivo il ministro Cingolani, che è ancora in carica, che diceva che l'Italia è coperta dal fornitore di gas per tutto il 2022, forse anche fino al 2023, perché addirittura noi esportiamo gas nei paesi esteri. Quindi, ma questa notizia qua è già uscita a giugno-luglio, nessuno lo sa, noi esportiamo del gas addirittura anche alla Germania. Quindi il problema dei rincari cos'è? Una speculazione, mi sbaglio? È una speculazione bella e grossa. E nessun governo lo riesce a risolvere, e neanche forse questo che verrà risolverà il problema. Io non so come andremo a finire, perché se lo Stato deve tagliare sanità, lavoro, pensioni continuamente per cercare di trovare soldi, probabilmente li toglieranno di cittadinanza, non lo so. Comunque il problema sono i soldi. Lo Stato italiano ha il più alto debito pubblico in Europa. Ho finito qua. Grazie, grazie, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quel debito l'abbiamo fatto anche noi, però, cioè dobbiamo ricordarcelo. Non è che l'ha fatto lo Stato perché, non so, è andato in vacanza a Tahiti. Quel debito l'abbiamo fatto anche noi. Il governo che c'era prima l'abbiamo votato noi. Cioè, voglio dire, quando io dico che le responsabilità sono un po' da tutte le parti, io alludo proprio a questo. Cioè, non è che siano scesi dal cielo e siano arrivati al governo. E chi c'era prima l'abbiamo votato noi, chi c'è adesso l'abbiamo votato noi. Ora, speriamo che questo governo faccia... Io lo dico sempre, tutte le volte che cambio un governo dico sempre, speriamo che questo governo faccia qualcosa, speriamo questo... Ora, io però additare il dito, cioè puntare il dito contro Draghi, non è che me la senta molto, se non altro per la caratura del personaggio, dell'uomo. Magari ci fossero tanti Draghi in Italia e nel mondo, probabilmente insomma si avrebbe, se non altro, un livello culturale un pochino più alto, che non farebbe male. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Sanchetti, sono Manuel. Manuel! Chiamato soprattutto particolare per salutarla, visto che tanto che non si... È vero, come va? Come sta?
Si tira avanti, si sopravvive. Come tutti si allora. Si sopravvive, adesso poi con tutti questi rincari, lasciamo stare, no? Se no ci roviniamo la giornata subito a pensarci. Niente, volevo dire una cosa, sono d'accordo con lei con quello che ha detto adesso, proprio adesso, perché comunque è vero, cioè alla fine c'è il governo, anche quando diciamo c'è gente da 30 anni, quella gente viene votata, appunto. Dunque alla fine non lo voto io, posso dire gli altri 1 milione, 2 milioni, 3 milioni l'hanno votato, alla fine dobbiamo tenerci quello che votiamo, punto, e chi non l'ha votato se lo deve tenere comunque. Bisogna tapparsi il naso e sperare che facciano il bene degli italiani. Poi come ha detto lei, è come ogni anno che finisce quando inizia quello nuovo, no? Si dice speriamo che l'anno infatti, nuovo sia migliore di quello vecchio. Di quello appena finito. È la stessa cosa al governo, speriamo che questo governo faccia meglio di quello precedente. Però io dico una cosa, almeno adesso iniziamo a farla lavorare la Meloni. Perché sto cominciando a sentire già troppe critiche, troppi nelle marce, troppi uccelli del malaugurio. Caderà dopo un mese, cade dopo... Cioè, allora, il popolo, quello che è andato a votare, perché io non tengo presente chi non è andato, perché chi non va a votare è perdente, punto, e a capo, e non ha poi nessun cosa neanche di lamentarsi dopo. Perché se non vai a votare, non hai espresso una tua opinione... Alla fine non ti devi neanche lamentare, devi accettare quello che arriva, punto e a capo. E dico quello, dico alla fine della fiera, finalmente dopo tanti anni avremo un governo eletto dai cittadini, che poi ci sia stata un'altra astensione è un altro discorso, non se ne può parlare. Però comunque il 64% è andato a votare e la Meloni si è presa 7 milioni di voti. Il centrodestra comunque ha preso il 44%, dunque è giusto che adesso Meloni faccia il governo e che lavori non so, per tirare su quest'Italia veramente alla canna del gas, ecco, per fare come una battuta ma che è la verità. E volevo dire un'ultima cosa veloce, allora signora Chetti, io dico una cosa, io farei una proposta per far sì che chi usa i social network, tutti, cioè per andare comunque su internet, cosa di, ci vorrebbe una cosa di, della testa, della mente, cioè una cosa psicologica, un test psicologico, perché c'è gente veramente fuori di testa, si leggono delle cose assurde. Cioè, quando poi sento dire, inneggiare a Putin, sento dire alla madre patria Russia, qua in Italia, da italiani, ok, io dico una cosa, questi... che poi sono sempre gli stessi, se stiamo a vedere, sono quelli novax, sono quelli complottisti, negazionisti, sono sempre... Manuela, quelli. Stringa per favore, cosa, perché poi cosa, mi... Una cosa elementarissima. Allora, non si rendono conto, perché non se ne rendono... Manuel, per favore, stringa un po', perché altrimenti mi tirano le orecchie. Dico questo. Niente, in Russia, lui non ascolta. Tu dici una parola... Va bene, Manuel, grazie. Manuel, scusi, lascio no, abbia pazienza di perché di poi guardi, mi dicono di tutto che ci sono sì, le telefonate no, troppo lunghe. Ha ragione, sono io che mi stavo troppo. Grazie Manuel, un abbraccio forte, arrivederci. Allora, vabbè, io sui social lo sapete già come la penso e non è che sono solamente sui social che ci siano delle persone fuori di testa, perché insomma non è che uno quando scrive è fuori di testa, quando poi esce è normale, no? È una cartina tornasole di come è la società. Per fortuna, lo sottolineo sempre, non tutti gli italiani sono sui social e quindi insomma... grazie a Dio è una minoranza, la maggior parte è fuori, speriamo che chi non è nei social che sia un pochino meglio. Vabbè, intanto c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Signora Chetti, buongiorno a lei. Buongiorno, prego. Vorrei invitare chi chiama eventualmente a fare dei discorsi più concisi, cioè gliel'ho detta a Manuel. Ha fatto bene, ma doveva dirlo anche a quel signore che ha telefonato prima di Manuel, perché gente che vorrebbero dire la sua. Vabbè, ora lei è in linea, okay, prego. Io lancio questo invito. Voglio dire, ma abbiamo avuto una forza sindacale oggi e ieri che davanti a tutto questo ambaradan che sta succedendo, abbia alzato la voce e abbia dichiarato, perlomeno facciamo un qualcosa, facciamo uno sciopero, facciamo una protesta, facciamo qualcosa. A me hanno aumentato la pensione di 14-15 euro, però ieri è stato comunicato che la luce aumenta del 59%,
Stamattina hanno comunicato le televisioni private che il gas aumenta forse del 70%, cioè è una cosa ridicola in principio. In principio. Chiediamoci perché noi siamo diventati dipendenti di quasi tutto quello che consumiamo dall'estero. È una domanda che il pubblico si fa e che qualcuno dovrebbe dare una risposta. Caracchetti, io la saluto. Grazie, un abbraccio, buona giornata, buona giornata. Allora, io volevo riallacciarmi alla la penultima telefonata di Manuel, che no, penultima, sì, il quale diceva speriamo che ci sono tante critiche sulla Meloni, eccetera, eccetera. La Meloni è sicuramente invisa da tutti, avrà tantissime difficoltà a poter governare, questo credo che sia sotto gli occhi di tutti. Riguardo al debito, il debito, allora non me ne vogliano, io sono sempre stata contraria al reddito di cittadinanza così come era stato concepito, no? A pioggia, perché il fatto di avere il reddito di cittadinanza dato a 360 gradi non ha fatto nient'altro e non fa nient'altro che affossare ancora di più e aumentare il debito pubblico. Ecco, in questo speriamo che la Meloni metta nella realtà quello che è stata la sua campagna elettorale, ossia rivedere il reddito di cittadinanza, darlo veramente alle persone che ne hanno bisogno, mentre d'altra parte cercare di incentivare i ragazzi, le nuove leve o chi comunque può andare a lavorare con dei corsi di formazione che siano propedeutici poi ad un ingresso lavorativo. Ecco, speriamo realmente, perché questo sembra un discorso sensato, che non è un discorso di destra, di sinistra o di centro, è un discorso fatto con il cervello. Noi questo veramente ce lo auguriamo. Io non so se devo già dare la linea ad Alessandra, che la vedo minacciosa dall'altra parte, oppure se devo aspettare ancora un po' perché lei è arrivata presto. Mi dite qualcosa dalla regia, per favore? Sì. Do la linea? Perfetto. Sì. Allora, Alessandra Della Ca per le anticipazioni del telegiornale. Noi ci vediamo dopo. Grazie Ketty. Minacciosa più che altro è la classifica del Sole 24 Ore relativa alla criminalità, perché è stata stilata come ogni anno dal quotidiano appunto il Sole 24 Ore e va ad individuare degli indici legati alla vivibilità nelle città. Purtroppo Alessandria sale in classifica, ma in questo caso appunto la casistica è negativa, è al 45esimo posto per quanto riguarda appunto la criminalità. Milano detiene il primato, è al primo posto. Poi ci occuperemo anche di caro bollette, ovviamente di tutto quello che riguarda gli aiuti possibili ai cittadini, e la Regione Piemonte interviene con 2 milioni e mezzo di euro che verranno stanziati in aiuti per l'affitto. Questo per quanto riguarda però i comuni virtuosi, quindi ci saranno determinate caselle da incastrare proprio per poter venire in soccorso alla popolazione. Poi è tutto esaurito, questa è una bella notizia invece, per il Festival Cinematografico Adelio Ferrero ad Alessandria. Applausi per Ugo Tognazzi Cento, in ricordo dell'amato attore che avrebbe compiuto 100 anni proprio nel 2022, e noi abbiamo un'intervista esclusiva. Non spoileriamo troppo, ma abbiamo veramente un bel nome da riportarvi durante il nostro telegiornale. Ancora poi parleremo della settimana delle autonomie locali, un appuntamento importante in vista d'ottobre, dei 20 anni del clown Marameo, e parleremo di sport. Si spengono in fretta gli entusiasmi dopo la prima vittoria in campionato dell'Alessandria Calcio l'altra domenica contro la Primi in classifica. I grigi sconfitti nuovamente contro il Rimini, a rischio la sopravvivenza in Serie C. A tra poco. Bene, riprendiamo, ultimi minuti da trascorrere insieme, se volete riusciamo ancora a passare una telefonata. Parlavamo di debito pubblico, parlavamo di pensioni con questa miseria che è stata data, però cerchiamo di capire, la coperta è strettissima, anzi è stretta e cortissima, perché se da una parte c'è questo debito pubblico che è enorme e che abbiamo contribuito tutti noi a farlo, dall'altra parte è normale che non possiamo avere degli stipendi che possano essere in linea o concorrenziali con altri paesi dove il debito è invece molto contenuto. Parlavamo prima della Germania, parlavamo prima della Francia, cioè
siamo arrivati, non dovevamo arrivare a questo punto, il fatto è questo, cioè oggi ovviamente piangiamo per tutto quello che di sbagliato è stato fatto. Pronto, buongiorno, molto veloce l'ultima telefonata, prego. Buongiorno, volevo solo cambiare discorso, perché continuano, mi dà fastidio che continuano a dire che tutto questo cambiamento della temperatura è dovuto all'inquinamento. L'inquinamento lo facciamo noi con la plastica in mare, con i deserbanti, con tutte le cose, quelli sono d'accordo, l'inquinamento anche atmosferico, cioè nel senso deve spiegare lo smog, ma è ciclica la cosa, cioè... Forse avevo già detto, ma la Groenlandia, che stanno dicendo si sta scongelando, si chiamava Groenlandia perché una volta era terra verde, vuol dire. Poi lei ha visto mai sul set che c'era un servizio con Rita Colò che faceva vedere le marmitte dei giganti e diceva che sono state formate da un disgelo di un ghiacciaio che ha fatto ruotare delle pietre, ha creato queste signora pietre, gli ultimi 10 secondi, abbia pazienza, devo chiudere. E invece dopo vede un ghiacciaio, dice oh, poverino, il ghiacciaio si sta sciogliendo. Ma che incoerenza è, giusto? Certo. Grazie, 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 buongiorno. Allora terminiamo con questa parentesi green che fa sempre bene. Grazie per averci seguito, Filo Diretto torna come sempre domani alle 12 in punto, tra poco la linea alle notizie con le anticipazioni di Alessandra Della Ca e ovviamente molto altro, buon pomeriggio.